Ethan Carter, I didn't know. But he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Salve ragazzi, sono Tra90 di Game Oversize e questa sera vi porto un gameplay di The Vanishing of Ethan Carter. È un'avventura in prima persona in cui noi impersoniamo un detective privato di nome Paul Prospero, come avrete potuto leggere prima nella piccola introduzione. E ci è arrivata una lettera da Ethan e ci siamo messi in viaggio per Red Creek Valley per scoprire cosa è successo a questo ragazzo. E visto che la sua lettera ha insospettito il nostro polo. Vediamo il gioco, la grafica è bellissima. Non l'ho mai giocato, quindi vado alla cieca. Ho fatto solo due minutini per provare le impostazioni, eccetera, eccetera. Ora andiamo. Camminiamoci per di qua. Come vedete, dovrebbe essere a mondo aperto, quindi esplorabile quasi tutto. Da quello che ho letto è anche un po' horror, ma non lo so, cioè non so quasi niente delle meccaniche. Ecco, infatti avevo visto qualcosa. Percepisci, tieni premuto. Ok, proviamo. Si apre tipo uno squarcio temporale. Cosa sono? Teschi? Ossa? O sassi? Boh. Sentiamo altri tasti. Niente. Nulla. Quindi niente. Proviamo. Non succede nulla, solo questo si apre. Dovrebbe essere qualche potere speciale che noi abbiamo. Ok, andiamo avanti. Non c'è giù. Ah, aia. Ci vogliono uccidere? Percepisce anche qui. Se ne viene muto. Ah no. Ah no, ora è doppia. Ah, più grande adesso lo squarcio. Ah sì, ma non posso ancora fare nulla. Ah no, niente. Continuiamo a esplorare allora. Ma da lì è dove siamo venuti, la galleria. Ma siamo venuti a piedi da qui? Con un treno. Le rotaie sono rotte lì però. Ma c'era una stradina lì. Vediamo se possiamo correre. Aspetta, dovrebbe essere. Ok, sì. Possiamo correre, c'è lo scatto, bene. Ottima notizia. Su questa stradina no, non conduce da nessuna parte. Oh! Minchia! Oddio! Non me l'aspettavo. Ancora percepisci. Vediamo. Eh sì, lo squarcio aumenta. Quindi? Niente, ma non si capisce bene. Sembrano sempre ossa a me, eh. Ma, boh. Che è inquietante con questa cosa. Questi boschi mi ricordano molto Alan Wake. Molto. E che cavolo, stavolta non ho mai fregato. Percepisci. Percepiamo allora. Niente. Forse manca un pezzo, manca.
che sta qui, vediamo. No, qui c'è un muro invisibile, non si può scendere. Si vedono i piedi? No. Bene. Giriamo, vediamo. Se c'è qualcosa qui, no, qui finisce la mappa. Tutti questi sassi. Massi, quello che sono. Arrampichiamoci. La trappola. Ti ho visto, l'ho vista questa volta. Percepiamo, vediamo che succede adesso a... Che cavolo! Ah, si può zoomare? Sì, erano teschi. Bene, bellissimo. E dove... Siamo nel punto di prima. Se ricordo questo... sono bruciati qualcosa, un foglietto, leggiamo. Come si zoom? Una mappa, una casa in fiamme. Parla di un vecchio uomo. Inquietante. Non riesco a leggere sotto perché... Ecco. Ah, qui possiamo leggere meglio. Non siamo... Questo alberi lì fa gli alberi. Per arrivarci dovevo attraversare tante trappole pericolose. Gli abitanti del villaggio credevano che avesse nascosto un amuleto di giada nella foresta. L'anziano, tuttavia, voleva che lo credessero, perché così sarebbero andati nella foresta a cercare il tesoro. E non avere la sua linfa. Una fresca notte d'autunno qualcuno appiccò l'incendio nella foresta e il fuoco si propagò fino al villaggio. L'anziano si riparò dal fuoco ricoprendosi il corpo di linfa. Quando tornò al villaggio trovò le ossa di tutti gli abitanti. Si sedette e pianse. Poi trovò altra linfa da bere. Ah, bene. Ethan, I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Ok, era Ethan. Dovrebbe essere scritta da Ethan. Quella dovrebbe essere una bottiglia di linfa. Le ossa sono sparite. Bene. Quindi ora siamo tornati nella normalità. Quindi forse qui è dove sorgeva il villaggio di cui parlano. Ma prima non c'era il fuoco prima. Leggi. Sigarette. Altre bottiglie. Senti un respiro, ma è il nostro? Proviamo a leggere quel... Credi mattina, secondo i funzionari dell'Ortente Vigili del Fuoco della Contea di Pesce. Non so se... Tutto l'incendio della remota direzione nel tempo di Albert Vandenbrief. Che il carter scottone è stata dichiarata morta sul posto. Il marito di Carter? Addormentato con una sigaretta in mano accesa. Fuoco sono giunti sul luogo delle ore, sono rimasti fino alle ore 5 di mercoledì. Sono tornati presso l'azione 4 ore dopo per spegnere le fiamme che si erano riaccese. Nella fase iniziale dell'incendio è prestato soccorso di divertimento volontari dei vigili del fuoco di Ashland Township.
Sul posto erano pronti a intervenire anche i servizi medici d'emergenza di Mansfield. Ok. C'è il giornale che parla sempre di un incendio e di questo che è morto. Bene. Quindi. Sì, qui siamo nella normalità. Questo sembra a mo' di sentiero. Proviamo a accelerare. Stiamo attenti. Oh, sole. Sole. Guardiamo il sole. Qua sono stato. Ah, ecco il ponte che facevano vedere nei screenshot iniziali, nei trailer. Ponte chiuso. Beh. Sta un po' messo male, eh. Oh, il vento soffia. Non vorrei cadere. Non vorrei avermi... Non vorrei essermi perso qualcosa qui. Ecco, vedi. Un sentiero. Da qualche parte porta. Sembra invisibile, sì. Quindi contiamo il sentiero. No, qui. E qui torniamo dove stavamo prima. Che non c'era la trappola? No. È inquietante, eh. Nulla. Eh sì, là dove sono venuto. Cos'era quel suono? Prima avvicino qui, più ci sta quel suono. Ci vado sopra, non ci posso salire. Sumiamo. Sento scricchioli da ogni parte. Che cavolo. Ma niente. Ma vicino qui sento sto suono. Ma non succede nulla però. Freghiamocene e andiamo avanti. Andiamocene, va. Cos'era sul ramo? Ma no. Semplice corteccia ammaccata. Andiamo, va. Questo è il lago, molto bello, molto bello, molto suggestivo. La nebbia che si alza, molto molto suggestivo. Stiamo andando avanti, il vento soffia. E andiamo su questo ponte, maledetto. Non vorrei che grollasse qualcosa. Anche se non ho ben capito se si può morire o perdere. Seem like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Questo sarebbe stato l'ultimo. Poi smetto un po' prima e fregattene di Ethan. Forse era meglio. È impressionante, molto bello. Si può cadere, no? Rumori. Ma andiamo. Corriamo. Così ho paura di perdermi qualcosa, sai, qualche indizio. Perché se non ho ben capito che quando siamo arrivati qui c'è stato quello squarcio. Un vagone. Entra. E entro, come si entra? Ah, così. Avanti. Non si muove. Esci. Avanti. Possiamo premere nient'altro. Nulla, possiamo anche uscire allora. Ma sto posto è disabitato, questo sembra abbandonato qui da parecchi anni. Sangue.
Bene. Sangue, animale, umano, accidente, omicidio. Manovella. Graffi recenti, usata di recente, bene. Mi fermo sulla manovella, che c'ho sta manovella? Ah sì, manovella, ok, quindi... Ah, lo squalo. Ah, arriva al lago di fronte alla diga. Bene, abbiamo un obiettivo. Abbiamo un obiettivo, la diga è quella, quindi sta qui giù. Ci si può accucciare? Sì. Alziamoci. Ora abbiamo un obiettivo, quindi dobbiamo trovare questa manovella. Comunque continuiamo a ispezionare questo vagone perché... Che interessante, il sangue. Quindi qualcuno ha ucciso qualcosa o qualcuno con questa... Con questo treno. Sì. Se avrà una bella sicuramente ripartirà. Vediamo da dove possiamo scendere. Arriva. Penso da qui. No, no. Non è una buona idea. Forse da qui. Mi sembra la cosa più logica da fare. È scendere da qui. Se ci buttiamo, no, muro invisibile anche qui. Me l'aspettavo un po' più libero, però, no? Con tutti questi muri invisibili. Il tempo stringe. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ah, gambe, bene. Ok, secondo me quella cosa è andata avanti per tutto qua e qui ha accidentalmente colpito qualcuno. Qui ci sono le sue gambe. Il resto del cadavere sarà lì. Vittima trascinata via, strisciata via. Quindi il treno è passato, ha preso le gambe di questo e la vittima si è trascinata senza gambe fino a qui. Bene, eccola qua, ispeziona. Sangue dalle gambe, sangue dal cranio, caso della morte. Beh, ok, tocca. Ah, bene. E non succede nulla, però. Non ancora. Ma non si apre nulla, è troppo piccolo lo squarcio. Rilascia delle onde, non vorrei... non vorrei... Che bisognerebbe trovare altre parti, oppure altri indizi. Proviamo ad andare a premere... Le gambe spezzate. No, nulla. Comunque questa camisa è proprio la via che scende dove c'è la manovella. Mi sembra proprio quella lì. Perché di fronte alla diga è per forza lì deve essere. Sì, ma come c'è andato a finire lì? Anche quello che l'ha uccisa è sceso e ha lanciato la manovella giù dal dirupo. Potrebbe essere l'unica spiegazione plausibile. Comunque scendiamo. L'ambientazione è fantastica. Da come ho sentito dovrebbe essere ripresa da posti realmente esistenti in Polonia. Essendo gli sviluppatori polacchi, penso. Infatti ecco la manovella. Ruota. E prendiamola, certo. Ora la possiamo mettere. La possiamo andare a mettere nel treno. Però il tempo è finito. Se possiamo chiudere qui la puntata e
Ci vediamo alla prossima per il continuo di The Vanishing of Ethan Carter. Ciao a tutti.